C'è qualcosa che posso fare per te, statista? Sono stato imprudente. Ho fatto baldoria e ho scritto una lettera a una donna che preferirei non fosse resa pubblica. Chi è la donna? Diciamo che non è una persona a cui avrei dovuto scrivere. I miei rivali politici potrebbero usarla per rendere le cose difficili a me e a mia moglie. E vuoi che io mi occupi della donna? Hai un buon istinto, Mistios. La voglio morta. Me ne occupo io. Mi hai reso un grande servigio, Mistios. Tornerò quando avrò finito. Arrivi sempre quando ho bisogno di te. Forse è un potere enorme. Esiste un momento in cui non hai bisogno di me? In effetti. Il politico ubriaco che ho accompagnato a casa. C'è stato qualche problema? È terribile! Meno male che tu stai bene. Io sto bene, ma la natura è crudele. Degli animali ci hanno attaccato e lui è stato sbranato. Capisco. Beh, a volte non tutto va come vogliamo. Prendi la cosa con filosofia. Cos'altro dovrei fare? Dimentichiamoci dell'accaduto. Fai finta di non aver mai incontrato quell'uomo. Avevi bisogno di qualcosa? Ah, pensi già agli affari? Bene, è molto semplice. Ho bisogno che tu recuperi un oggetto di grande valore sentimentale. Cosa devo cercare? È un Olisbos. Se lo vedessi a terra non ti chineresti nemmeno per raccoglierlo. Ma significa molto per me. Non immagini la gioia che proverei a stringerlo di nuovo tra le mani. Non avrei mai detto che tu fossi una persona così sentimentale. Sono molto di più di un bel faccino dai riccioli biondi. Per esempio? Beh, vediamo. Tutti dimenticano che sono un orfano e che Pericle non è mio padre. So cosa significa perdere la famiglia. Ah, abbiamo una cosa in comune. In te c'è molto più di quanto pensassi, Mistios. Ma dove eravamo rimasti? Sei grande e grosso, cercatelo da solo. È vero, lo sono. Ma c'è una piccola probabilità che la donna che ce l'ha non sia così felice di rivedermi. Dietro deve esserci una storia interessante. Quando vedrai l'Olisbos, capirai. Quando lo stringerai tra le tue mani, contro la tua pelle, quando ne sentirai il peso, capirai. Ogni volta che parliamo stai per andare a letto con qualcuno. O vuoi farlo, o l'hai appena fatto. Questa donna è la più recente? Chi ha detto che l'ho fatto con lei? Era un'ipotesi. Dove lo trovi il tempo per fare altro? Si chiama determinazione. Solo in quei momenti puoi sentire una certa intimità con qualcun altro. Chi non vorrebbe provarla? Vado a prenderti l'Olisbos. C'è una piccola probabilità che la donna voglia tenerlo per sé per ripicca. Credo sia meglio non farsi vedere e andarsene in fretta. Vive a est di qui. Non temere, presto lo stringerai di nuovo in mano. Sono tutti allerta qua attorno. Ho
Fatto di pietra. Dovrebbe essere questo. Ah, eccolo lì! L'hai trovato! È diverso da come lo ricordavo. È anche più grande. Immagino le mancherà. Non è mai stato tuo, vero? Ma l'hai fatto rubare. Non abbiamo rubato solo uno Lisbos, ma un cimelio di famiglia e la fiducia in se stesso di un marito. Senza questo si concentrerà su sua moglie anziché sugli affari. Credo che lei sarà felice del cambiamento. Allora ha un valore affettivo, ma non per te. L'unica cosa che conta è che tu abbia recuperato lo Lisbos. Mi hai aiutato parecchio. E io che ci guadagno? Ehi, ci aiutiamo a vicenda, no? Ci sarà un motivo se non mi dici mai di no. Che ne dici se ti mostro come lo Lisbos fa la differenza? Non è quello che intendevo. Forse posso dirti di no dopo tutto. L'ho meritato. Bufano e crepi canini.